Il Cerignola sa fare gol anche con i centrocampisti. La prova è arrivata all'undicesima giornata di campionato. Minuto 52 della sfida contro la Turris. Sainz Mazza pennella da sinistra. La mezzala opposta, Mattia Tascone, fa irruzione nel cuore dell'area ospite. Tocco alle spalle di Perina. 2-1 e 3 punti nelle casse dell'Audace, che non vinceva da 3 turni. Merito del primo gol di un giocatore diverso da attaccanti e difensori nell'elenco dei marcatori giallo-blu, guidato da Malcore a 6 gol e completato da D'Andrea a 2, Neglia a 6. Chic e Coccia 1. Abbiamo assolutamente bisogno che i centrocampisti comincino a fare qualche gol, era un tassello che ci mancava con Tascone, ma noi ci auguriamo che arrivino anche altri gol da altri centrocampisti. E poi consideriamo che l'assist l'ha fatto la mezzala opposta a Mazza, insomma oggi è stato fatto proprio la cosa alla perfezione. Dopo 8 partite da titolare e 2 turni da subentrante contro Taranto e Pescara, Tascone si è ripreso un posto dal primo minuto contro la Turris. Pazienza raramente, fa meno di questa mezzala classe 2000, autore anche di 3 assist e fondamentale nella scorsa stagione con 41 presenze, 8 gol e 3 passaggi vincenti. È un ragazzo che si applica, che dà tanto, a volte probabilmente uno dei pochi difetti che ha, si intestardisce nel voler cercare delle caratteristiche, delle giocate che non sono nelle sue corde e quindi va a perdere e a spendere delle energie che a lui insomma non competono. Contro la Turris, Pazienza ha riscoperto un altro elemento chiave del suo Cerignola, la capacità di incidere di chi subentra, discorso valido per Ascic e Neglia, ma anche per chi ha avuto meno minuti a disposizione come Zac Ruggero. Il gruppo, nel calcio dei 5 cambi a partita, assume un peso specifico elevatissimo. L'allenatore dell'Audace lo sa, in vista del prossimo trittico di incontri con 2 derby esterni contro Virtus Francavilla e Foggia, intervallati dalla sfida del Monteriesi contro il Picerno. Tutti quelli che sono subentrati hanno dato il loro contributo e si sono fatti trovare pronti e questo è un segnale importante. E in altre partite non dico che non è successo, però non con questa determinazione, non con questa forza, e di questo sono orgoglioso e mi fa enormemente piacere perché vuol dire che posso contare su una rosa ampia.